In posizione di battuta, foltissima la barriera anche dell'Igea, sceglie poi la situazione, la soluzione, seconda battuta, pallone messo verso il centro, rete! Stefano Trinchera! Pronto a rilanciare in avanti, tocco sotto, sfera direttamente dalle parti di Martino, che non viene però pescato dal cuoio, quindi dall'altra parte prova il contropiede, il numero 9 avversario, Tosa, attenzione, non è possibile, clamoroso, gli abbiamo regalato il gol. È riassunta così la terribile domenica vissuta dalla città. Il giorno dopo è ancora più difficile commentare, descrivere quanto è avvenuto. Adesso c'è l'esigenza di non deprimere ulteriormente un ambiente deluso da una partita assurda. La corsa verso il paradiso non è finita, ma adesso si ha l'impressione che diventi davvero tutto più difficile. L'emozione ha coinvolto un'intera città e non solo. È un grande evento sportivo. A Brindisi tutti i cittadini seguono con trepidazione attraverso la diretta satellitare di Studio 100 TV. In Sicilia intanto avviene questo. Alle ore 13:10 c'è lo sbarco dei 1000 dal traghetto. 12 pullman ed auto private per un vero e proprio esodo senza precedenti. Una volta giunti allo stadio dal Contres, il settore ospiti si colora di bianco-azzurro. I cori degli ultras brindisini trasformano lo stadio siciliano in una vera e propria bolgia. È una partita decisiva, fondamentale per entrambe le formazioni, una punta alla C1, l'altra ad entrare nei playoff. La sfida inizia con 15 minuti di ritardo e i primi istanti sono tutt'altro che esaltanti. La tensione si sente anche e soprattutto nelle gambe degli atleti. Il Brindisi stenta a decollare, ma al 44esimo, in chiusura di tempo, sembra gonfiarsi la rete della C1. È Trinchera, l'autore della prodezza, che mezza rovesciata gira alle spalle di Polessi. Scoppia la festa, sesto centro stagionale per il difensore centrale con il vizio del gol e tutto appare in discesa a questo punto. Nella ripresa si registrano quasi 20 minuti di ulteriore ritardo a causa della rottura di una rete. L'attesa diventa snervante, struggente ed il tutto si trasforma in delusione quando l'Igea trova un inatteso gol. È la rete del pareggio. È il 21esimo quando Cosa infila involontariamente il distratto estremo difensore adriatico Adami. Quasi contemporaneamente da Melfi giunge la notizia del vantaggio del Frosinone. Il Brindisi prova a reagire, ma sarà tutto inutile. Si registrano ancora episodi di sfortuna, non ci sono altri termini per definirli. Un palo interno di Perrone dopo un suo colpo di testa, che rimarrà comunque tra i migliori in campo, ed un paratone di Polessi sullo stesso Perrone. È un chiaro segno che il pallone quest'oggi non ne voglia proprio sapere di entrare. I supporters adriatici ripiegano mestamente bandiere e striscioni. Il sogno della C1 è sfumato, ma non definitivamente. Sono scene che non avremmo mai voluto raccontare, ma adesso non bisogna mollare. La porta del paradiso è ancora aperta. I calciatori hanno il dovere di provare ad entrarci. La città ha invece il dovere di continuare a crederci. Litigano senza un senso.